Dobbiamo saper ascoltare, dobbiamo osare nel riconciliarci con l'altro e quindi dobbiamo osare di affrontare con amore, con umiltà l'altro, ma anche qui dobbiamo, ecco un altro passo della terapia a freddo, dobbiamo continuare a sperare, perché la speranza è il, diciamo, il fondamento della relazione non solo tra me e Dio, ma anche della relazione mia con te, della relazione di tua moglie con te, di tuo marito con te, dei tuoi figli con te, dei tuoi genitori con te e dei tuoi amici con te. Continuare a sperare. Molte volte si esce amareggiati, quasi sconfitti, da incontri da cui una persona sperava di ottenere comprensione, di ottenere pace, di ottenere riconciliazione. Questo sia ai grandi livelli, pensate alle diplomazie. Beh, se le diplomazie mettessero più Vangelo, cioè più speranza, più amore, indipendentemente se uno è credente o no, se gli uomini diplomatici mettessero più amore, quante guerre si sarebbero evitate, quante guerre si potrebbero evitare e stoppare. La guerra in Siria, che dura credo da circa o poco più di 8 anni, sta durando di più della Seconda Guerra Mondiale e noi non ce ne accorgiamo. Ma sapete quante guerre stanno nel mondo? E sapete le guerre sempre come nascono? Dall'incapacità di saper parlarsi, di sapersi ascoltare. E chi è a capo di nazioni e di organizzazioni preposte alla, come dire, a regolamentare la convivenza dei popoli, deve saper ascoltare l'altro, deve saper osare, perdendo anche qualcosa di proprio, pur di salvare i valori di tutti, come la pace, per esempio. Ero partito con un'idea, ma mi sto rendendo conto che ne ho fatto un'altra, che non è affatto distaccata dal nostro percorso. Sapete che durante la pandemia, mentre l'economia è andata giù, sapete che cosa è aumentata? La produzione di armi. Che mondo è questo? Ditemelo, perché io ho tanti pensieri in testa, ma anche tanta confusione e quindi tanta impazienza nel cuore. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.